Allora ragazzi, sono tornata al cinema a vedere il film Il Sacro Male, prodotto da Sam Raimi, con un regista che viene dal mondo dell'animazione al suo primo lungometraggio. Il film pecca sui jumpscare scontati e su effetti speciali veramente che fanno schifo, scadenti a dir poco. L'idea su apparizioni e su miracoli mariani è anche buona, ma non viene sviluppata bene nella sceneggiatura. La protagonista è una sordomuta di nome Alice, che nel corso del film non sarà più sordomuta, e un giornalista mezzo fallito e moralmente discutibile che proverà a non esserlo più moralmente discutibile. Ovviamente queste apparizioni, questi miracoli mariani non sono poi così tanto mariani e lo scopriremo appunto nel corso del film. Film abbastanza scorrevole, comunque da vedere, probabilmente nel corso del tempo non sarà molto indimenticabile questa pellicola, però possiamo dare da 1 a 5 Vespertilio, ben 3 Vespertilio, basta e avanza, direi. Ciao a tutti e al prossimo lapidario!